Salve ragazzi, bentornati alle nostre lezioni, spero stiate tutti quanti bene. Ah, se mi vedete un pochino squadrettato, non vi preoccupate, tutto questo tra poco assumerà un senso. Sì, perché oggi parleremo di televisione, parleremo di GPS e parleremo del World Wide Web. Sono tanti gli argomenti, forza, andiamo a vederli. Salve ragazzi, bentornati alle nostre lezioni. Ok, facciamola finita con gli effetti speciali. La scorsa volta abbiamo visto come venivano trasmesse le informazioni via radio alla velocità della luce, anche nello spazio. La trasmissione via radio però noi siamo abituati a conoscerla come trasmissione radio e quindi con l'apparecchio, con l'elettrodomestico della radio, che serve per sentire la musica e quindi anche la voce. In realtà le trasmissioni radio sono molto molto più complesse e via radio si riescono a trasmettere tantissime informazioni a una velocità pazzesca, appunto, che è quella della luce. Riprendiamo il nostro capitolo sulle trasmissioni radio per poi passare a quelle televisive. Lo riprendiamo molto velocemente, con una piccola accortezza. Questo materiale che sto proiettando, che vedete qui, fa parte del libro di nuova edizione, quindi è più aggiornato proprio perché diciamo che il vostro testo è molto vecchio e quindi preferisco appoggiarmi al testo più recente, anche se questo è stato pubblicato quest'anno, ma in realtà ha già degli argomenti che sono ampiamente superati proprio perché la tecnologia varia a una velocità pazzesca e noi dobbiamo essere sempre aggiornati in tal senso, quindi i libri fanno quello che possono. Ma noi sicuramente riusciremo a verificare quali sono le nuove tecnologie che abbiamo a disposizione nelle trasmissioni e strizzeremo l'occhio anche a quelle che saranno le trasmissioni, le modalità di trasmissione di dati, di immagini nel futuro. Quindi, riprendendo in mano la radio, questo libro ci spiega come avvengono le trasmissioni radio. Allora, vi chiedo di fare attenzione velocemente a questo specchietto qua, dove vedete come vengono modulate le onde radio. La modulazione può avvenire in due modi, in FM oppure in AM, cioè a seconda se noi l'onda la vogliamo modulare nell'ampiezza, e quindi guardate questa modulazione qua, che cosa succede? L'onda diventa di fatto più ampia, oppure se vogliamo modularne la frequenza, cioè vogliamo stringerle i picchi. Queste due modulazioni praticamente fanno sì che l'onda del segnale sonoro, cioè della nostra voce, venga trasformata in un'onda che è o più ampia oppure più stretta a livello dei loro picchi, e in realtà poi quello che viene trasmesso di fatto ritorna ad essere un'onda con un andamento normale e regolare. Guardate a pagina qui 95 di questo testo, il trasmettitore, la nostra voce viene amplificata da un amplificatore, dopodiché si passa ad un modulatore, appunto, che può essere in ampiezza oppure in frequenza. Quindi questi termini AM oppure FM ci vanno ad indicare le modifiche che noi facciamo nell'onda. Noi possiamo avere delle stazioni radio che trasmettono in AM oppure in FM. Dopodiché questa qui viene mandata ad un'onda trasmittente. Perché? Perché la modulazione fa sì che questo segnale possa essere trasmesso in maniera estremamente efficace ed estremamente precisa. L'antenna della nostra piccola radio, qui avete rappresentato una piccola radio domestica, riceve questo segnale, quindi anche attualmente ovunque voi siate riuscite praticamente a captare le onde radio che ci stanno attraversando, ne siamo pieni, e se vi connettete a quella frequenza precisa voi riuscite a captare quel segnale radio e quindi quella stazione radio come siamo abituati. Come si fa a mettersi in quella frequenza precisa? Attraverso il sintonizzatore, cioè noi regoliamo la frequenza. Le radio, quelle vecchie, quelle analogiche, avevano un sintonizzatore a rotellina e uno cercava di avvicinare, ascoltando con l'orecchio, quella che era la sintonizzazione migliore, mentre nelle radio digitali noi possiamo semplicemente cliccare sul display e indicare esattamente quella frequenza che noi vogliamo ricevere.
Dopodiché, ovviamente, all'interno della radio praticamente c'è un rilevatore, un altoparlante, un amplificatore che ritrasforma, come abbiamo visto nella scorsa lezione, il nostro segnale elettrico in segnale acustico, quindi in suono, e noi ascoltiamo la radio. Ma la radio trasmette, abbiamo visto, suoni e voci. In realtà il capitolo nuovo ci spiega come vengono trasmesse le immagini e qui cambiamo totalmente capitolo, anche se in realtà la teoria alla base è esattamente la stessa. Quello che viene trasmesso di fatto sono segnali elettrici. Ora, però, come fa una fotocamera o una telecamera, quindi una fotocamera digitale o una telecamera digitale, a trasformare la realtà che vede in segnale elettrico? Esiste un apparecchio elettronico, quindi parliamo di microelettronica, che viene chiamata fotodiodo, ovvero all'interno della fotocamera o della telecamera, della videocamera, noi abbiamo una piccola piastrina con un insieme di piccolissimi occhi, se volete, cioè di piccoli fotodiodi che sono capaci, eccoli qua, lo trovate da questa parte, sono capaci di trasformare tutto ciò che vedono, cioè la luce che li colpisce, in un segnale elettrico attraverso una griglia. Quindi, diciamo, immaginate che dentro una telecamera o una fotocamera noi abbiamo un sensore che è diviso in colonne e righe, quindi sono tantissimi puntini, sono tantissimi piccoli occhi che riescono ad acquisire l'immagine e trasformarla poi in segnale elettrico. Quindi questi fotodiodi che cosa fanno? Acquisiscono quella luce con quel colore esattamente e la ritrasformano in 0 e 1 che poi vengono trasmessi via radio. Il segnale televisivo è sempre un segnale radio. Ora, lo fanno, ecco, per esempio su 625 righe e l'immagine è aggiornata 50 volte al secondo, quindi a 50 fotogrammi, come se si facessero 50 fotografie al secondo. Immaginate con che velocità in Europa riusciamo a trasmettere questi dati. E voi, quando cambiate i canali nella televisione, di fatto non state facendo nient'altro che acquisendo delle immagini che vengono trasmesse via radio. È un po' quello che facevamo prima per sintonizzare la radio. Quindi, quando noi sintonizzavamo su una frequenza precisa la radio, in realtà noi sintonizziamo la televisione su una frequenza precisa che questa volta è televisiva, ma il segnale è pur sempre radio. E questo avviene attraverso il trasmettitore dell'antenna, della televisione, della stazione televisiva che sta trasmettendo, e la nostra antenna, che può essere a forma di parabola oppure grigliata, che in genere va messa sul tetto perché prende meglio, questa riconduce questi segnali elettrici captati, questi segnali radio captati all'interno della nostra televisione, dove poi esiste un amplificatore video, quindi che ritrasforma questi segnali elettrici in colori e in immagini che cambiano 50 volte al secondo, con una frequenza di 50 volte al secondo. Quindi immaginate la quantità di dati enorme che viene trasmessa via radio, soprattutto per quanto riguarda la televisione. E questo avviene, diciamo, dagli anni 50 in Italia, dove c'è la rivoluzione della televisione. La televisione non ha neanche 100 anni come apparecchio. E ovviamente ne siamo pieni, di display, di televisori, di monitor, ne siamo veramente pieni in giro per casa, nei computer, a scuola, anche nei negozi, ovviamente, quindi ne siamo oggi circondati. E questi trasmettono velocemente suoni ed immagini alla velocità della luce. Quindi immaginate il quantitativo di dati enormi che vengono trasmessi. Ora, alla base di questa trasmissione, però, c'è una parte di teoria che dovremmo fare, che riguarda i colori. Allora, andiamoci a vedere come sono strutturati i monitor, quindi gli schermi televisivi oppure i monitor dei computer sono analoghi. Gli schermi vecchi spiegavano un pochino meglio come funzionava la televisione. Quelli nuovi sono un pochino più difficili da intuire. In realtà, all'interno di ogni schermo abbiamo una microscopica griglia, abbiamo un grigliato fittissimo, che è per lo più invisibile, su cui vengono sparati degli elettroni.
Questo grigliato è fatto di solamente tre colori, RGB, red, green, blu, rosso, verde e blu, che sono i tre colori primari. Ora, i tre colori primari voi probabilmente li avrete conosciuti con il giallo al posto del verde. In realtà questo verde è un giallo-verde come tonalità di colore. E perché questi tre colori? Perché sono i tre colori che il nostro occhio percepisce meglio e soprattutto sono i tre colori che, con cui si riescono a ricreare praticamente tutti quanti i colori. Ora andiamoci a vedere molto velocemente in questa piccola, ecco, questa immagine vi fa capire il grigliato. Ovviamente questo è molto ingrandito perché questi cristalli di fosforo, perché sono cristalli di un materiale particolare che è detto fosforo, hanno questi tre colori, quindi il blu, il verde e il rosso, RGB. Dietro i vecchi televisori CRT, cioè a tubo catodico, che erano quegli scatoloni molto grandi, oggi i televisori sono tutti quanti piatti, così come i monitor dei computer. In realtà fino a qualche anno fa erano utilizzatissimi i monitor a tubo catodico, che erano i primi televisori in assoluto. Come funzionavano e perché è più semplice capire la tecnologia che c'è dietro la televisione dai monitor vecchi rispetto ai monitor nuovi? Perché questa scatola, che era la vecchia televisione, aveva al suo interno un cannone, un vero e proprio cannone di fasci di elettroni, che sparava questi fasci di elettroni e erano indirizzati su ciascuna di queste piccole celle di fosforo e a seconda di quelle che venivano colpite, loro si eccitavano, quindi si coloravano. Colpendo ad esempio questa cella rossa, essa diventava rossa. Colpendo quella verde diventava verde, colpendo quella blu diventava blu. È chiaro che parliamo di una griglia fittissima di fosfori che erano all'interno di questo monitor e quindi questi qui componevano l'immagine grazie all'unione di questi tre colori. Se noi ci avviciniamo ad un monitor di quelli vecchi, riusciamo a percepire ciascuno di questi tre piccoli pixel, piccoli cristalli che vengono sollecitati. Oggi questa magia del cannone che spara addosso elettroni addosso ad un monitor si è un pochino persa, se volete, con i nuovi monitor LCD, cioè cristalli liquidi, oppure al plasma, oppure al LED, che sono tecnologie un pochino diverse. Per approfondire i colori, vi ho preparato queste due piccole slide. Questo è l'RGB, come vedete i colori rosso, verde e blu, unendosi formano gli altri colori. Questo è un sistema additivo, cioè i colori si sommano per arrivare fino al bianco. Quindi se io sovrappongo questi tre colori ottengo il bianco. Un'immagine caratteristica è questa, vedete questa immagine di questo fiore, deriva dall'unione delle immagini del rosso, del verde e del canale del blu. Quindi queste tre immagini, sono una rossa, una verde e una blu, sommate insieme danno questa immagine qui, che è l'immagine in RGB. L'RGB è, diciamo, il sistema più utilizzato per la trasmissione di immagini video. Quindi tutto quello che noi vediamo nei monitor dei computer, 99 volte su 100, è in RGB. Perché? Perché per i monitor televisivi e quindi anche quelli dei computer utilizzano questo tipo di tecnologia 99 volte su 100. In realtà poi quando noi andiamo a stampare, le stampanti preferiscono utilizzare la tecnologia CYMK e non quella RGB. Ecco perché noi spesso quando vediamo un'immagine nel monitor, poi quando la andiamo a stampare invece ci troviamo con colori completamente falsati. Perché? Perché la stampante interpreta i colori in un modo che è diverso rispetto a quelli dei monitor dei computer. Quindi se voi volete realizzare una stampa che sia estremamente fedele a quello che voi avete rappresentato nel monitor, sappiate che nei vostri software, sia in Word, in PowerPoint oppure in Photoshop, cioè il software, indipendentemente dal software che state utilizzando, prima di stampare dovreste avere l'accortezza di trasformare le immagini in CYMK, cioè in questo codice qua, ciano, magenta, Y, yellow, K, black.
nero. Se ci fate caso, questi tre colori, cioè il giallo, il ciano, il celestino, il magenta, il fucsia, se volete, sommati insieme in realtà danno il nero, che è una sottrazione dei colori. Quindi significa che questo sistema, il CYMK, è un sistema sottrattivo dei colori, mentre invece l'RGB è additivo, cioè si sommano tra di loro. Le stampanti quindi ragionano al contrario. Questa qui è la stessa immagine di prima, lo stesso papavero, lo stesso fiore, che però deriva dalla somma di queste quattro immagini che vedete qua. Quindi quella in bianco e nero, quella in magenta, quella in ciano, cioè in celestino, e quella in giallo. Questi quattro colori sommati insieme danno l'immagine per sottrazione però dello stesso papavero di prima. Ora, torniamo a vedere invece la nostra televisione, soprattutto ecco, poi non mi soffermo tanto sui formati, questi penso che li conoscete per bene. In genere oggi il formato delle televisioni è da 16 noni, la TV wide, quella a schermo più largo, oppure in 4 terzi, che è quello un pochino più quadrato. Il 16 noni perché si è molto diffuso? Perché dà l'idea di stare al cinema. Il formato cinematografico è sicuramente più simile al 16 noni rispetto al 4, a 4 terzi. Quindi per questo tante volte magari vedete le bande nere al cinema che sono sopra e sotto, perché sono formati diversi rispetto a quelli per cui vengono registrati oppure per cui vengono proiettati nelle nostre televisioni. Ma come è fatto un monitor della televisione? Ecco, abbiamo spiegato che è una griglia di cristalli e qui li vedete rappresentati in questa piccola assonometria. Sono dei fosfori, vedete rosso, verde e blu, appunto RGB. Ma nei monitor moderni, in realtà quelli ultra piatti, non c'è più il cannone che spara fasci di elettroni e sollecita questi fosfori diciamo, a modificare il proprio colore. In realtà abbiamo degli elettrodi che fanno muovere e quindi che eccitano sempre questi fosfori colorati. E sempre dall'unione di questi fosfori noi abbiamo la rappresentazione dell'immagine. Immaginate che tutte queste modificazioni di colori e di immagini avvengono 50 volte al secondo, quindi alla velocità della luce ricevono questi segnali, li ritrasmettono e sono capaci di cambiare l'immagine fino a 50-60 anche volte al secondo. Tenete presente anche che la frequenza, cioè il numero di volte in cui cambia l'immagine al secondo, in cui viene rinnovata, si chiama refresh rate. E nei computer può arrivare addirittura a 120 Hz, cioè significa 120 volte al secondo può cambiare l'immagine. Serve a poco, in realtà diciamo che dai 60 Hz in poi, quindi da 60 ricambi di immagine al secondo, l'occhio umano già non vede più la differenza, quindi va benissimo. Al di sotto invece vedremo un'immagine che è un po' scattosa, quindi abbiamo pochi fotogrammi per secondo. Quali sono i tipi di televisione che noi di schermo che noi conosciamo? Sono quelli al plasma, sono quelli a cristalli liquidi, quindi PDP, LCD oppure a LED. Sono tecnologie molto simili tra di loro. Il concetto è sempre quello che vi ho detto: c'è una griglia che illumina dietro il nostro schermo e che a seconda degli impulsi elettrici che gli trasmette. Questi vengono poi ruotati e diventano dei colori. Tra i link che vi ho inserito ci sono dei video molto interessanti, a mio modo di vedere. C'è un ragazzetto che avrà poco più di voi, penso che avrà 16 anni, 15-16 anni, che si è divertito a filmarsi qualche anno fa e a smontare un televisore a tubo catodico spiegando esattamente come funziona. E un televisore a cristalli liquidi LCD, spiegando esattamente come funziona. Quindi andatevelo a vedere perché è una cosa abbastanza simpatica e lo spiega molto bene. Bravo ragazzo. Passiamo dalla televisione alla televisione moderna. La televisione moderna, quella degli ultimi anni, è, come vedete da questa parte, adesso ve lo evidenzio, la Smart TV e le televisioni in 3D. Allora, la Smart TV che cos'è? La Smart TV è una televisione interattiva, quindi è una televisione che riesce a metterci nella rete di internet. Quindi molti di voi magari ce l'avranno a casa
La televisione smart è quella televisione che ci mette in comunicazione con il web, quindi ci dà tutta una serie di servizi che noi con una televisione normale non avremmo. Questo tipo di servizi sono dalla possibilità di navigare oppure la possibilità di ricevere alcune televisioni che sono criptate, oppure ci dà la possibilità di mandare delle mail, ci dà la possibilità di vedere YouTube, di vedere anche video del prof. Magari qualcuno di voi lo starà vedendo sulla Smart TV, non lo so, oltre che sul cellulare. Di fatto è una televisione che si avvicina moltissimo all'utilizzo del computer o all'utilizzo di un palmare, di una tavoletta o anche di uno smartphone, ovviamente. Le televisioni 3D invece sono, diciamo, dei trucchi, perché la televisione è sempre in bidimensionale. Poi attraverso, la possibilità di mettersi degli occhiali, che sono in 3D, quindi che hanno una lente rossa e una lente blu, e quindi che falsano i colori, noi riusciamo a vedere, ad avere l'idea, una sorta di trucco scenografico, per cui le nostre immagini sono più profonde, hanno una sorta di profondità e sembrano addirittura venirci addosso, quindi è una televisione più immersiva. Questo è possibile vederlo ovviamente anche nei cinema 3D. Poi ci sono cinema anche 4D, 6D, 7D, diciamo che se le sono inventate un po' di tutti i colori, fantasticando sulle D, cioè sulle dimensioni che vi portano diciamo, a vedere o a sentire, a percepire. In realtà le dimensioni restano 3 più il tempo, che sarebbe la quarta dimensione. Noi siamo abituati ad averne 3 di dimensioni più la quarta dimensione, che è il tempo. Non mi fate ingannare da queste cose che sono più turistiche che altro. Certo, il cinema 3D sicuramente è qualcosa di veramente immersivo, quindi di qualcosa che è più coinvolgente, grazie all'utilizzo appunto di questi occhiali che falsano la nostra visione. Mettendoci davanti una lente rossa e una lente blu, diciamo che falsano quei colori RGB di cui vi ho parlato prima e fanno sì che il nostro occhio percepisca delle immagini che sono completamente diverse. Geometricamente anche sono poste in maniera diversa. Se uno vede un filmato in 3D senza occhialini 3D lo vede un pochino sfocato. In realtà con gli occhialini 3D tutto si ricompone e sembra avere una profondità maggiore. È un effetto decisamente carino che vi invito a vedere, insomma, se avete l'occasione di poterlo vedere. Il libro, per esempio, non vi parla degli occhiali, diciamo, FVP, quindi degli occhiali della realtà virtuale, che è un nuovo modo per entrare ancora più dentro alle scenografie. Magari qualcuno di voi l'avrà provato per i videogiochi, e lì si sta veramente all'interno del videogioco. Dopo pochi secondi si perde la percezione della realtà. Ma anche quelli hanno un sistema di trasmissione dei dati di fatto che avviene attraverso dei piccoli schermi all'interno dei nostri occhiali che ci simulano appunto questa visione tridimensionale, per cui noi abbiamo degli occhiali che riescono poi a percepire il movimento della nostra testa e quindi siamo perfettamente immersi nella realtà del videogioco, nella realtà del filmato, immaginate anche nella realtà del film che voi potreste andare a vedere. Ci sono diciamo dei filmati, soprattutto negli ultimi mesi e negli ultimi anni, che vengono prodotti proprio apposta per questi occhiali per la vista tridimensionale. Non perdo tempo sulla TV via satellite, diciamo che è semplicemente un tipo di trasmissione dei dati, l'abbiamo visto l'altra volta, le immagini e le onde radio possono essere trasmesse direttamente dal satellite e arrivano nella nostra antenna, quindi è solo un sistema diverso, diciamo, di percezioni. È chiaro che a questo dobbiamo avere un ricevitore satellitare, ma oltre questo dovremmo avere anche un decoder, quindi, perché spesso le trasmissioni che provengono dal satellite sono criptate, quindi significa che sono codificate, sono nascoste, e solo attraverso quell'apparecchio che si chiama decoder queste vengono decodificate e ritornano ad essere l'immagine che noi vogliamo vedere. Immaginate che tutte queste trasmissioni di dati avvengono alla velocità della luce ed è una infinità di dati. Rimanendo nel campo del satellitare, andiamoci a vedere come funziona la realtà del GPS, Global Positioning System. Che cos'è il GPS? Ma molti di voi ce l'hanno sicuramente sul cellulare. Oggi tutti quanti gli smartphone sono dotati di un ricevitore GPS.
Questa tecnologia non è nient'altro che un sistema di localizzazione del ricevitore. Quindi significa che il nostro cellulare, quando noi attiviamo nelle opzioni il navigatore o comunque il GPS, il ricevitore di posizione che cosa fa? Inizia a cercarsi i segnali che provengono dai satelliti. Lui trasmette dati e riceve dati dai satelliti. Trasmette che cosa? La propria posizione, ma non a un solo satellite, neanche a due, neanche a tre, ne ha bisogno di almeno quattro in realtà per avere una posizione accurata, avrebbe bisogno di almeno sei satelliti. E i satelliti che cosa fanno? Danno la X, la Y, come se il mondo fosse diviso in un grigliato, e anche la Z, le coordinate in altezza. E le danno con un refresh, quindi con un aggiornamento costante, anche questo che avviene alla velocità della luce, con una precisione ottima, diciamo dell'ordine del metro attualmente per quanto riguarda i nostri cellulari. È chiaro che più va avanti la tecnologia, maggiori satelliti siamo in grado di captare, più raffinata è la precisione della nostra posizione, e quindi quando noi ad esempio attiviamo il satellitare, quindi con il navigatore, oppure su Google Maps, quando vogliamo fare un percorso, lui ci chiede di attivare la posizione, quindi il GPS. Di fatto la nostra posizione viene rilevata, e più satelliti abbiamo, più è precisa la nostra ricezione, e con applicativi appunto come i navigatori satellitari noi riusciamo a calcolare dei percorsi, aggiornandoli in tempo reale, addirittura con le condizioni del traffico, addirittura con i point of interest, quindi con i punti di interesse. E tutto questo sistema ovviamente fa sì che noi riusciamo ad utilizzare queste applicazioni, che sono decisamente comode. Immaginiamo di perderci in giro per una città e quindi riusciamo, no, a salvarci anche grazie al navigatore. Oppure siamo in mezzo al traffico, cerchiamo una strada alternativa, la chiediamo al navigatore e lui ce la propone. Ma il GPS è uno dei sistemi, in particolare è un sistema americano, poi c'è il GLONASS che è di origini russe, addirittura c'è un magnate che sta inviando, quindi una persona molto ricca americano, l'inventore della Tesla, che sta Elon Musk si chiama, che sta inviando tantissimi satelliti sullo spazio, addirittura li invia a trenino uno appresso all'altro, e sono visibili anche dall'Italia qualche volta queste spedizioni di questi satelliti, che sta formando una mega griglia una mega griglia nello spazio di satelliti, per cercare di garantire un nuovo sistema di comunicazione, di telecomunicazione satellitare. E questo è decisamente all'avanguardia, soprattutto se pensiamo alla quantità di dati che noi, di cui disporremmo, sicuramente, se pensiamo anche alla quantità di dati che noi richiediamo, perché noi oggi pretendiamo che la nostra televisione sia in 4K, cioè con una definizione altissima, e pretendiamo di vedere in 4K anche le serie televisive, magari su Netflix o su qualsiasi altro canale che volete, in altissima definizione e in tempo reale. Quindi, per avere queste opportunità abbiamo bisogno di mandare tantissimi satelliti sullo spazio, che stanno tutti quanti viaggiando intorno alla Terra, formando una vera e propria griglia, pronti a ricevere e a trasmettere informazioni per noi. Quindi il GPS, diciamo che è solo quello più diffuso e quello più famoso, ma in realtà ce ne sono altri di sistemi. Questo sistema di geolocalizzazione è un sistema che deriva da un tipo di satelliti di tipo militare che sono stati mandati sullo spazio per fare di fatto delle guerre stellari, quindi per spiare i nemici e per anche far muovere le truppe nei propri territori. Dopodiché sono stati dati anche all'utilizzo dei civili, quindi con il GPS come lo conosciamo noi. Altra cosa abbastanza importante di oggi, invece, è proprio una piccola parte di un capitolo che poi approfondiremo per bene, che è il capitolo su Internet. Ora, che cosa è Internet e da dove diciamo deriva? Allora, Internet deriva da, vedete questa immagine degli Stati Uniti, deriva da questa rete qui. Questa rete, nel finire degli anni 60, era una rete americana che si chiamava ARPA,
In realtà era stata progettata da un istituto che si chiamava DARPA, cioè che era un sistema di difesa degli Stati Uniti. Come funzionava questa rete? Ma semplicemente funzionava, diciamo, mettendo in comunicazione tutta una serie di nodi, che erano tutta una serie di località strategiche tra di loro, e cercando di intrecciarle il più possibile. Questa qui era l'antica rete DARPA. Quindi chiamata ARPANET, e tutte queste località riuscivano a colloquiare tra di loro, ma in realtà, se ad esempio prendiamo questa località qui di OBG, bastava tagliare via questo cavo, per cui, oppure questa antenna, questa comunicazione radio, per cui queste località non avrebbero più, magari la USC e la GWC non avrebbero più comunicato tra di loro perché il cavo era interrotto, oppure il segnale radio era interrotto. Ecco, come si risolse questo problema? Cercando di unirle a rete, cercando di fare maggiori connessioni. E qual era lo scopo di questa rete militare? Lo scopo di questa rete militare era quella di formare un web, cioè una ragnatela, capace di ovviare proprio alla distruzione di uno di questi sistemi. Che cosa significa? Significa che in caso di attacco nucleare agli Stati Uniti, perché questo è il vero significato della rete ARPANET, trovandosi ad essere distrutta una di questi nodi, tutti gli altri comunque dovevano essere in grado di riorganizzarsi e di ricolloquiare tra di loro. Immaginate quindi come questi nodi erano molto più intrecciati tra di loro, in realtà non da semplici collegamenti come li vedete qui, ma in realtà erano uniti più volte tra di loro. E in caso di distruzione di una o più di queste stazioni, di questi siti segreti, in realtà l'intera rete era sempre capace di riorganizzarsi e di ricolloquiare tra di loro. Nasce da questo web, quindi da questa rete, il World Wide Web, cioè negli anni 80. Le università degli Stati Uniti già colloquiavano tra di loro e si scambiavano messaggi tra di loro con un sistema analogo a quello di oggi. Di fatto, loro si passavano delle informazioni, delle immagini, dei dati, attraverso questo web, questa rete, però era solamente statunitense. Dopodiché viene a crearsi l'idea di creare una rete mondiale, cioè il World Wide Web, il WWW, WWW, come lo conosciamo noi. Quindi siamo passati dalle connessioni via filo alle connessioni via radio, alle connessioni wireless, come abbiamo detto, fino anche alle connessioni satellitari che in realtà tra di loro sono inserite all'interno di una grandissima rete, di un grandissimo web, di una grandissima ragnatela, grande come tutto il mondo, il World Wide Web. Ovviamente conoscete benissimo quali sono le opportunità che il web ci dà. Voi dovete pensare che adesso siete molto fortunati in tal senso, perché in questo brutto periodo che stiamo vivendo ultimamente ci troviamo in una pandemia chiusi dentro casa e riusciamo eppure ad assorbire questa nostra clausura, questa nostra reclusione. Stando su internet, magari guardando la smart TV, comunicando comunque tra di noi, basta alzare la cornetta del telefono oppure dello smartphone per chiamarsi o per videochiamarsi. Sono tutte realtà che voi conoscete benissimo, ma che in realtà solamente 15-20 anni fa erano, diciamo, un'utopia. Negli anni 90 c'era l'opportunità di scambiarsi qualche immagine, qualche piccola frase. Ma in realtà, diciamo che solamente negli ultimi anni, già capite da voi che la possibilità di scambiarsi non solamente dei piccoli SMS, quindi dei piccoli caratteri, delle piccole frasi, ma in realtà noi adoperiamo WhatsApp, adoperiamo i vocali di WhatsApp, adoperiamo i video di WhatsApp, addirittura ci permettiamo di scambiarci un sacco di immondizia con video simpatici, oppure anche importanti, che di fatto durano però magari quel minuto per farci fare un sorriso, per farci magari riflettere e poi vengono puntualmente cestinati. Così come riusciamo a scambiarci invece magari dei film interi tra una persona o l'altra. Ops, qua ho detto una cosa che forse non è corretta. Quindi diciamo che i sistemi più innovativi ovviamente di trasmissione e di telecomunicazione dei dati sfruttano sia i fili,
che la radio, che il satellite, che è pur sempre radio, ma si scambiano una enormità di dati proprio all'interno del web, quindi del World Wide Web, quindi della ragnatela internazionale, mondiale, che noi chiamiamo internet. Ci sono anche altri sistemi molto molto innovativi di trasmissione delle immagini, che sarebbero quello delle immagini o della televisione, se volete, del futuro, che è quella che sfrutta gli ologrammi. Gli ologrammi sono una cosa decisamente particolare. Ma prima di parlare degli ologrammi, facciamo una piccola parentesi decisamente importante. E riguarda il voto che voi avete preso alle esercitazioni, ai test che ho messo in precedenza, dove quasi tutti hanno risposto, ma non proprio tutti quanti. Ora io ho necessità di avere il voto di tutti. Perché? Perché per ora questi voti sono stati messi senza il calcolo della media, ma per preciso decreto ministeriale che è stato emesso poche ore fa. Questa didattica a distanza deve avere un feedback di voto, quindi significa che questi voti verranno trasformati in voti reali, sia quelli che avete già preso, sia quelli che prenderete a test come quello di questa lezione che vado a presentarvi. Ora è un test semplice, analogo a quelli dell'altra volta che avete già visto e fatto. Però alla fine io vi ho inserito addirittura 5 domande aperte. In queste 5 domande, le prime due sono con il voto, le altre tre sono senza voto, ma in realtà vi chiedo di spendere qualche minuto a rispondermi. Al di là di quelle che riguardano prettamente la lezione, in realtà vi chiedo un consiglio su magari come nel prossimo mese potremmo organizzare delle lezioni più efficaci, oppure se vanno già bene così, questo ditemelo voi. Ovviamente sono aperto a qualsiasi ipotesi, a qualsiasi proposta da parte vostra. Poi vi chiedo a che punto sei con il plastico? Ora, brevissima parentesi sul plastico. Il plastico non è obbligatorio, ve l'ho detto dall'inizio dell'anno e ve lo ribadisco adesso. Chi di voi riuscirà a farlo potrà presentarlo come argomento di tecnologia nella tesina. Se il buon Dio vorrà che questa epidemia finisse nei tempi prossimi, e quindi per la metà di maggio magari riusciremo a stare qualche ora in classe per vedere un pochino che cosa e per prepararsi anche all'esame, addirittura se dovessimo riuscire a fare l'esame nella maniera canonica, voi porterete il plastico come abbiamo sempre detto tutti i giorni. In realtà, se quest'esame, come purtroppo, visti i dati tremendi, dei decessi, delle persone che stanno male, in queste ore, in questi giorni, sembrano dirci, l'esame, sarà difficile, realizzarlo come vorremmo. E quindi molti di voi, magari che già stanno lavorando sul plastico, mi hanno già inviato delle immagini, molti di voi, io vi invito a proseguire questa esperienza che ovviamente valuterò nella totalità, e magari sia nel percorso e poi diciamo, nella presentazione finale. Quindi potreste portare direttamente come argomento il plastico, legandolo magari agli altri argomenti, se volete, quindi di una tesina complessiva. In alternativa, ovviamente, potreste presentare un argomento di quelli che vi è piaciuto di più durante l'anno, di quelli che abbiamo fatto durante l'anno, oppure di quelli che avete visto in queste ultime lezioni, magari. Lo potreste approfondire e potreste fare una proposta di tesina. Questa me la dovreste inviare, quindi vi trovate una domanda di curiosità: quali degli argomenti sceglieresti per fare una tesina d'esame di tecnologia? Cioè, tra le tante cose fighissime che abbiamo imparato quest'anno in classe o nelle lezioni online, quale vorresti portare all'esame? Questa è una domanda, un'ipotesi adesso fatta però ai primi di aprile, quindi dobbiamo cominciare a pensarci a queste cose, e magari qui mi potreste annotare il vostro argomento. Dopodiché magari troveremo dei modi per ulteriormente fare questa tesina. Quanti di voi dovessero
effettivamente essere impossibilitati a fare il plastico, ma vogliono provare anche ad utilizzare dei software di modellazione tridimensionale. Sto cercando di trovare degli applicativi, in realtà uno già è diffuso, già esiste, già è gratuito, che si chiama SketchUp ed è di Google. Questo è semplicemente, è anche molto complesso, ma in realtà è alla vostra portata. È un modellatore di solidi tridimensionali, quindi di scatole se volete, con le quali noi potremmo costruire il nostro modello in 3D, invece che farlo nel plastico. Essendo chiusi tutti quanti i negozi, se questa chiusura purtroppo delle cartolerie o anche delle ferramenta dovesse continuare, quindi i materiali si rendono difficilmente reperibili. Per quanti di voi avessero questo tipo di difficoltà, assolutamente c'è l'applicativo gratuito che va utilizzato per lo più da computer più che da tablet oppure da smartphone, perché è più semplice comunque dare l'input dei dati direttamente da computer. Qualcuno di voi potrebbe anche utilizzare questo sistema. Mi riprometto di fare qualche lezione anche di presentazione di questo SketchUp. Se qualcuno di voi magari me lo indica nella tesina, io vorrei fare il plastico in 3D. Sarebbe una cosa davvero carina da parte vostra imparare a avere un piccolo approccio, diciamo, con questa tecnologia, perché poi ve la ritroverete sicuramente nelle superiori. Una cosa che vi invito a fare, io sicuramente un piccolo tutorial cercherò di farlo. Se molti di voi ne avranno bisogno, ne farò anche più di uno e quindi vi seguirò anche in questo passaggio e potremo fare i nostri plastici in 3D, plastici in virtualità rispetto ad averli nella realtà. Se purtroppo così siamo costretti, se qualcuno ci attacca, noi sicuramente sapremo come rispondere. Da ultimo vi lascio con questo piccolo effetto che sarà probabilmente la televisione del futuro. Prendiamo questo piccolo UFO che ho qui nel mio studio e oh, un ologramma. Posso spiegare ai miei ragazzi come si generano gli ologrammi? Permesso non No, accordato. permesso negato. Mi spiace ragazzi, sarà per la prossima volta. Forza, buona Pasqua a tutti quanti.